create le regole, approvate le leggi, è necessario darvi attuazione. E quindi abbiamo un secondo potere, che è il potere esecutivo, cioè il potere di mettere in pratica le leggi, di applicare le regole. Il governo è legittimato perché è approvato dal Parlamento. Il governo, per entrare in carica, deve ricevere la fiducia dal Parlamento. Questa approvazione da parte dei rappresentanti del popolo conferisce al governo quella legittimazione democratica che la Costituzione richiede. Il governo ha una funzione prevalentemente esecutiva e di indirizzo politico. Esso è un organo complesso, formato da più componenti. 1. Il Presidente del Consiglio, che dirige la politica generale e ne è il responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo del governo. Promuove e coordina l'attività dei ministri. 2. I ministri, che sono sia organi politici in quanto parte del Consiglio dei Ministri, sia organi amministrativi, in quanto al vertice dei ministeri loro affidati. 3. Il Consiglio dei Ministri, che è un organo collegiale composto da tutti i ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio. A esso spettano i poteri di maggiore rilievo politico. Il governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il governo non ha solo una funzione esecutiva e di indirizzo politico, ma in alcuni casi esercita anche il potere legislativo attraverso l'emanazione di due atti aventi forza di legge. Il decreto legislativo, sulla base di una legge di delega del Parlamento. Nella legge di delega vengono fissati tassativamente oggetto, scadenza e principi a cui il governo deve attenersi. Il decreto legge, che può essere emanato in casi straordinari di necessità e urgenza e che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua emanazione.